Biscotti all'americana! Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi i chocolate chips American cookie. Mi raccomando, questa è una ricetta originale proveniente da dove? Dal Wisconsin? Wisconsin? Kentucky? O dalla Utah? Dallo Utah. È una ricetta originale che proviene direttamente da qua, da questo cervello che ha sempre il mal di testa. È vero, chi l'avrebbe detto che ieri stavo per morire? Invece oggi eccomi qua, più impazzita. Brava, e sei sopravvissuta grazie a questi fantastici biscotti, veramente. Ora, usciamo da questo gap ospedaliero e entriamo invece in quello per cui siamo veramente qua. L'altro ieri... Non hanno fatto male i biscotti? No, non ti hanno fatto male i biscotti. L'altro ieri avevo voglia dei chocolate chips cookie, i biscotti al cioccolato all'americana, sapete, insomma, i medaglioni di cioccolato, però non volevo tradire né la dieta, tra virgolette, né il mangiar bene. E allora sapete cosa vi ho fatto? I cookie al cioccolato e nocciole integrali senza burro. Sì, integrali e senza burro. Secondo me è un'eresia. E come sono? Fanno schifo. No, sono buonissimi. Ah, ecco, mi ero preoccupato. No, sono buonissimi, bene. Veramente, non finirete mai di mangiarle, quindi basta, so che siete curiosi e golosi, spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Capito, perché mi viene il mal di testa. Ok, e quindi ecco gli ingredienti per preparare i nostri biscotti, come si chiamano? I cookie americani al cioccolato e nocciola. Oh, yeah. I cookie di Donald Trump, mi raccomando. Però light, o meglio, più che light, genuini. Va bene? Allora, ecco gli ingredienti. Allora, 300 grammi di farina integrale. Yes, io uso la San Giuseppe che è troppo buona. Brava. Poi... Ma se anche di un altro santo si può usare. Va bene lo stesso. Okay. Due uova intere. Brava. Poi 150 grammi di zucchero di canna, mi raccomando. Poi una puntina di cucchiaio di caffè solubile. Mm-hmm. Poi 40 grammi di cacao amaro. Eccolo qua. Poi 70 grammi di olio di semi, un cucchiaio di estratto di vaniglia, 80 grammi di cioccolato fondente sminuzzato. Bravo, ci occorrerà anche un bel cucchiaino pieno di lievito per dolci e 80 grammi di nocciole sminuzzate. Sì, ma non troppo. Cominciamo subito. In una bowl versiamo il cucchiaio di vaniglia, le uova e lo zucchero e montiamo ben bene il composto. A questo punto versiamo anche l'olio tutto giù e mettiamo anche un pizzico di sale, che non vi ho detto tra gli ingredienti perché sennò non sono io, ma che nei dolci, sappiate, ci va sempre. A questo punto unisco il cacao alla farina. Metto anche, sempre dentro questo composto pulviruloso, il cucchiaino di lievito, il cucchiaino ben colmo, ora vi faccio vedere. Per intenderci così, poi la punta di cucchiaio di caffè solubile. È proprio una puntina, eh? Così, serve soltanto per esaltare il cacao. Lui si esalta tutto. Che bello! E poi... Setasci? Setaccio il tutto. Brava! Misceliamo tutto. Come vedete l'impasto è abbastanza asciutto e così deve essere. A questo aggiungiamo tutto il cioccolato fondente. Dentro la bowl, ragazza. fermo che serve per i biscotti. E passiamo alla pulizia. Ora prendiamo le nocciole house. Ok, una volta così, gnammi gnammi, tritate grossolanamente, versiamo dentro. Sono nocciole di Giffoni. Buone. IGP. Perfetto. Una volta che l'impasto è più o meno omogeneo, cioè che le nocciole sono un po' ovunque, smettiamo di lavorarli con la frusta. Mettiamo della carta forno sulla leccarda, quindi prendiamo un po' di impasto, facciamo una pallina e schiacciamola così, lasciando un pochettino alto
Perfetto. Quindi alto quanto? All'incirca un centimetro, sì. Mi raccomando, deve essere un centimetro e due, un centimetro e tre. Se sforate in eccesso, quindi andate sul 4. È un casino. Tra parentesi, le dosi che vi ho dato sono per 17 biscotti se come noi durante l'impasto avete smangiucchiato un po', se no per 18 biscotti se fate i bravi. Preriscaldate il forno a 180 gradi ventilato e poneteli nella parte mediana per circa 20 minuti. Fate la prova a stecchino, giusto? No, andateli però a controllare ogni tanto, se sbruciacchiano tirateli fuori. Ed ecco i nostri cookie, arrivano i cookie, yeah! Appena arrivano i cookie. Benissimo ragazzi, dopo 20 minuti i cookie sono belli e pronti. Questa è la prima teglia, di là c'è la seconda. Rimangono leggermente morbidi ma anche croccherelli, quindi assaggiateli, diteci che ve ne pare e noi li andiamo ad assaggiare, vero Enzo? Vi lasciamo le foto. Ciao amici. Bene, avete visto com'è semplice, mi raccomando, l'impasto deve essere così, è abbastanza duro. Sì, corposetto, dovete modellarlo corposetto, voi. Brava. Lo spessore un centimetro circa e poi in forno per 20 minuti e vedrete che goduria. Sono veramente buoni, sono buonissimi anche versione versione bianca. Bravo. Non mettete il cioccolato e in quel caso vi consiglio di non mettere nemmeno le nocciole, mettete solamente il cacao e in quel caso non vi consiglio di mettere neanche le nocciole, mettete soltanto il cioccolato a pezzetti e vedrete che goduriosi. Bene, quindi in questo periodo di amarezza provate questi biscotti che sono dolcissimi e mandateli anche un paio a Trump, così magari cambia un pochettino di idee. bene, ecco. Mi raccomando, condividete questa ricetta sulle vostre pagine Facebook, fate salire il canale, sì, sempre più su, mi raccomando, fate questa ricetta. Perché poi il marito che vi troverete accanto sarà un marito esaltato così. Sì, quindi, un marito contento. Se volete dare una botta di vita al vostro marito, non serve più il cucchiaio di legno, ma i nostri chocolate chips cookie integrali. Provateli e diteci. Noi ci rivediamo presto. Sulle vostre tavole. Ciao.